Torna a salpare per il 13° anno consecutivo la crociera della musica napoletana, quest'anno a bordo della nuovissima MSC Grandiosa, dal 5 al 12 ottobre 2020, 8 giorni e 7 notti con partenza e sbarco da Napoli. La magia del mare incontra l'emozione della musica, così l'ideatore Francesco Spinosa. Da 13 anni abbiamo trovato questo format che porta in giro per il Mediterraneo, in location eccezionali, tecnicamente perfette, pertanto tutti gli artisti vengono ancora di più valorizzati a bordo, perché abbiamo teatri eccezionali e location veramente di ultima generazione. Quindi noi che cosa facciamo? Semplicemente esportiamo la parte più bella della nostra città in tutto il Mediterraneo. A presentare la crociera che vedrà protagonisti Peppe Iodice, Diego Sanchez e Andrea Sannino, l'assessore comunale De Maio. Un'idea che esporta una modalità di turismo e di conoscenza del nostro territorio che a noi convince molto, che è quella del turismo lento, del turismo riflessivo, di un turismo che anche nei luoghi come le navi da crociere, che sono un turismo veloce, che arriva nei posti e se ne vanno, alla fine invece gli permette di conoscere con calma la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra canzone, il nostro patrimonio identitario. Portare la cultura, la musica napoletana a 360 gradi in giro per il Mediterraneo, che è un po' la nostra culla da millenni, è qualcosa che deve inorgoglire tutti gli artisti che ne faranno parte. La gente sicuramente verrà preparata, perché ormai Francesco Spinosa e il suo team lavorano da ben 13 anni, ormai come un annuale. Diciamo, come ho detto prima, Napoli è diventato, dopo Natale, dopo Capodanno, dopo Pasqua, c'è la crociera della musica napoletana.